Dopo aver parlato a lungo della carestia che colpisce la città di Milano e più in generale la Lombardia, tra la fine del 1628 e la prima parte del 1629, il capitolo ventottesimo dei promessi sposi si conclude con un'ultima parte di digressione storica, nella quale si torna a parlare della guerra che in Lombardia si stava combattendo ormai da alcuni mesi la guerra di successione al Ducato di Mantova e per la conquista di Casale Monferrato. Il narratore ci presenta qui alcuni aggiornamenti per farci capire come la città di Milano e la Lombardia siano in questi mesi colpiti da più di un flagello, dunque ahimè anche dalla guerra. Sentiamo come. Molte cose importanti di quelle a cui più specialmente si dà titolo di storiche erano accadute in questo frattempo. Il cardinale di Richelieu, presa come s'è detto la Roccella, cioè la Rochelle in Francia, abborracciata alla meglio, cioè stipulata alla meglio, una pace con il re d'Inghilterra, aveva proposto e persuaso con la sua potente parola nel consiglio di quello di Francia cioè del re di Francia che si soccorresse efficacemente il duca di Nevers e aveva insieme determinato il re medesimo a condurre in persona la spedizione mentre si facevano gli apparecchi cioè i preparativi il conte di Nassau commissario imperiale intimava in Mantova al nuovo duca che desse gli stati in mano a Ferdinando o questo manderebbe un esercito ad occuparli. Il duca, che in più disperate circostanze si era schernito di accettare una condizione così dura e così sospetta, incoraggiato, cioè incoraggiato ora dal vicino soccorso di Francia, tanto più se ne scherniva, cioè si rifiutava di obbedire. Però, con termini in cui il No fosse rigirato e allungato quanto si poteva, e con proposte di sommissione anche più apparente ma meno costosa. Il commissario se n'era andato protestandogli che si verrebbe alla forza. In marzo, marzo 1629, il cardinal di Richelieu era poi calato infatti col re alla testa di un esercito aveva chiesto il passo cioè il diritto di passaggio al duca di Savoia Piemonte si era trattato non si era concluso dopo uno scontro col vantaggio dei francesi si era trattato di nuovo e concluso un accordo nel quale il duca tra le altre cose aveva stipulato che il cordova leverebbe l'assedio da casale il Cordova lo conosciamo, il Don Gonzalo Fernandez, obbligandosi, se questo recusasse, se si fosse rifiutato, a unirsi coi francesi per invadere il ducato di Milano. Don Gonzalo, parendogli anche di uscirne con poco, aveva levato l'assedio da Casale, dove era subito entrato un corpo di francesi a rinforzare la guarnigione. Fu in questa occasione che Lachillini, cioè un poeta dell'epoca, scrisse al Re Luigi quel suo famoso sonetto "Sudate o fochi a preparar metalli" e un altro con cui lesortava a portarsi subito alla liberazione di Terra Santa. Ma è un destino, dice ironicamente il narratore, che i pareri dei poeti non siano ascoltati. E se nella storia trovate dei fatti conformi a qualche loro suggerimento, dite pur francamente che erano cose risolute, cioè già decise prima. Il cardinale di Richelieu aveva invece stabilito di ritornare in Francia per affari che a lui parevano più urgenti. Girolamo Soranzo, inviato dei veneziani, Poté bene addurre ragioni per combattere quella risoluzione, quella decisione, che il re e il cardinale, dando retta alla sua prosa, come i versi dell'Achillini, se ne ritornarono col grosso dell'esercito, lasciando soltanto 6.000 uomini in Susa per mantenere il passo e per caparla del trattato. Mentre quell'esercito se ne andava da una parte quello di Ferdinando si avvicinava dall'altra aveva invaso il paese dei Grigioni e la Valtellina si disponeva a calare nel Milanese e qui cominciano i problemi veri e propri per la Lombardia sta arrivando da nord un esercito mercenario che ora verrà descritto ed è pronto a invadere e saccheggiare il paese oltre tutti i danni che si potevano temere da un tale passaggio erano venuti espressi avvisi al Tribunale della Sanità che in quell'esercito, quello diciamo tedesco, covasse la peste, della quale allora nelle truppe alemanne, cioè germaniche tedesche, c'era sempre qualche sprazzo, come dice il Varchi, parlando di quella che un secolo avanti avevano portato in Firenze. Alessandro Tadino uno dei conservatori della sanità, erano sei oltre il presidente, quattro magistrati e due medici, fu incaricato dal tribunale, come racconta lui stesso in quel suo ragguaglio, in quel suo libro già citato, di rappresentare al governatore lo spaventoso pericolo che sovrastava al paese se quella gente ci passava per andare all'assedio di Mantova, come si era sparsa la voce. Da tutti i portamenti di Don Gonzalo pare che avesse una gran smania ad acquistarsi un posto nella storia, la quale infatti non potevano occuparsi di lui, ma, come spesso le accade, non conobbe o non si curò di registrare l'atto di lui più degno di memoria. La risposta che diede al Tadino in quella circostanza rispose che non sapeva cosa farci che i motivi di interesse e di reputazione per i quali si era mosso quell'esercito pesavano più che il pericolo rappresentato, che con tutto ciò si cercasse di riparare alla meglio e si sperasse nella provvidenza. Qui si vede tutta l'incapacità, tutta l'inadeguatezza del governatore dello Stato di Milano, don Gonzalo. Per riparare dunque alla meglio, i due medici della sanità, il tadino suddetto e senatore Settala, figlio del celebre Lodovico, proposero in quel tribunale che si proibisse sotto severissime pene di comprare roba di nessuna sorte dai soldati che erano per passare. Ma non fu possibile far intendere la necessità di un tale ordine al presidente, uomo, dice il tadino, di molta bontà che non poteva credere dovesse succedere incontri di morte di tante migliaia di persone per il commercio di questa gente e loro robe. Citiamo questo tratto per uno dei singolari di quel tempo che di certo da che ci sono tribunali di sanità non accadde mai a un altro presidente di un tale corpo di fare un ragionamento simile se ragionamento si può chiamare. Qui eh, torno a una tematica che un sacco di volte vedremo nei prossimi capitoli. Alcuni stanno cominciando a prevedere, a capire la gravità di ciò che sta per succedere. Il rischio di un'epidemia di peste è forte e fondato. Molti, per incompetenza, per pigrizia, per superficialità, per ignoranza, preferiscono chiudere un occhio o addirittura tutti e due. In quanto a don Gonzalo, poco dopo quella risposta se ne andò da Milano. E la partenza fu trista per lui, come lo era la cagione. Veniva rimosso per i cattivi successi della guerra, della quale era stato il promotore e il capitano, e il popolo lo incolpava della fame sofferta sotto il suo governo. Quello che aveva fatto per la peste, o non si sapeva, o certo nessuno se ne inquietava, come vedremo più avanti, fuorché il Tribunale della Sanità e i due medici specialmente. All'uscire dunque in carrozza da viaggio dal palazzo di corte, in mezzo a una guardia di alabardieri, con due trombetti a cavallo davanti e con altre carrozze di nobili che gli facevano seguito, fu accolto con gran fischiate da ragazzi che erano radunati sulla piazza del Duomo e che gli andarono dietro alla rinfusa. Entrata la comitiva nella strada che conduce a Porta Ticinese, di dove si doveva uscire, cominciò a trovarsi in mezzo a una folla di gente che parte era lì ad aspettare, parte accorreva. Tanto più che i trombetti, uomini di formalità, non cessarono di suonare dal palazzo di corte fino alla porta. E nel processo che si fece poi su quel tumulto, uno di costoro, ripreso che con quel suo trombettare fosse stato cagione di farlo crescere, risponde: Caro signore, questa è la nostra professione. E se Sua Eccellenza non avesse avuto a caro che noi avessimo suonato, doveva comandarne che tacessimo. Ma don Gonzalo, o per ripugnanza a far cosa che mostrasse timore, o per timore di rendere con questo più ardita la moltitudine, o perché fosse in effetto un po sbalordito, non dava nessun ordine. La moltitudine che le guardie avevano tentato in vano di respingere, precedeva, circondava, seguiva le carrozze gridando lava via la carestia, va via il sangue dei poveri, e peggio. Quando furono vicini alla porta, cominciarono anche a tirare sassi, mattoni, torsoli, bucce di ogni sorte, la munizione solita insomma di quelle spedizioni. Una parte corse sulle mura, e di là fecero un'ultima scarica sulle carrozze che uscivano, e subito dopo si sbandarono. Particolare l'addio alla città di Milano del suo governatore fallimentare Don Gonzalo Fernandes de Cordova. Si crea addirittura una sorta di piccolo tumulto che poi si spegne esattamente come è nato. In luogo di Don Gonzalo, cioè al posto in sostituzione di Don Gonzalo, fu mandato il Marchese Ambrosio Spinola il cui nome aveva già acquistata nella guerra di Fiandra quella celebrità militare che ancora gli rimane. Intanto l'esercito alemanno, l'esercito tedesco, sotto il comando supremo del conte Rambaldo di Collalto, altro condottiere italiano di minore ma non di ultima fama, aveva ricevuto l'ordine definitivo di portarsi all'impresa di Mantova e nel mese di settembre, dunque siamo nel settembre del 1629, entrò nel Ducato di Milano. I soldati stanno arrivando dalla Germania. Vengono descritti. La milizia a quei tempi era ancora composta in gran parte di soldati di Ventura, arruolati da condottieri di mestiere per commissione di questo o di quel principe qualche volta anche per loro proprio conto e per vendersi poi insieme con essi. Più che dalle paghe erano gli uomini attirati a quel mestiere dalle speranze del saccheggio e da tutti gli allettamenti della licenza. Disciplina stabile e generale non ce n'era. Ne avrebbe potuto accordarsi così facilmente con l'autorità in parte indipendente dei vari condottieri. Questi poi, in particolare, non erano molto raffinatori in fatto di disciplina, né, anche volendo, si vede come avrebbero potuto riuscire a stabilirle e a mantenerla, perché soldati di quella razza o si sarebbero rivoltati contro un condottiere novatore, innovatore, innovatore che si fosse messo in testa di abolire il saccheggio o perlomeno l'avrebbero lasciato solo a guardare le bandiere. Oltre di ciò, siccome i principi nel prendere, per dire così, ad affitto quelle bande guardavano più ad aver genti in quantità per assicurare le imprese che a proporzionare il numero alla loro facoltà di pagare per il solito molto scarsa. Così le paghe venivano per lo più tarde a conto, a Spizzico, e le spoglie dei paesi a cui la toccava, ne divenivano come un supplemento tacitamente convenuto. Qui si fa una lunga digressione su che cosa? Sulle milizie mercenarie. Manzoni ci racconta che all'inizio del Seicento gran parte degli eserciti che si spostavano per l'Europa per una o per un'altra guerra non erano eserciti nazionali di leva ufficiali. Erano eserciti di professionisti della guerra, cioè di soldati mercenari, che spesso erano poco pagati dai re e che quindi si rivalevano direttamente sulla popolazione dei territori che invadevano, saccheggiando le città e le campagne. Dunque erano particolarmente temuti ed odiati. E' celebre poco meno del nome di Wallenstein, un grande generale dell'impero tedesco, quella sua sentenza, quella sua frase che è più facile mantenere un esercito di 100.000 uomini che uno di 12.000. Cioè si eh, gestisce molto meglio un grande esercito ben pagato piuttosto che delle piccole bande di mercenari che sono un po' dei mezzi delinquenti che poi saccheggiano tutto. E questo di cui parliamo era in gran parte composto della gente che sotto il suo comando aveva desolata, cioè devastata la Germania in quella guerra celebre tra le guerre, e per sé e per i suoi effetti, che ricevette poi il nome dai trent'anni della sua durata. E allora ne correva l'undecimo. Siamo nel 1629, la guerra dei trent'anni, che è stata quasi la guerra mondiale del Seicento, per così dire, era iniziata nel 1618 e si sarebbe conclusa solo trent'anni dopo, per l'appunto, nel 1648. La guerra di cui si parla per il 29 in Italia è uno dei tanti episodi di questa gigantesca trentennale guerra dell'epoca. C'era anzi condotto da un suo luogotenente il suo proprio reggimento. Degli altri condottieri, la più parte avevano comandato sotto di lui e ci si trovava più di uno di quelli che, quattro anni dopo, dovevano aiutare a fargli far quella cattiva fine che ognuno sa. Erano ventottomila fanti e settemila cavalli, e scendendo dalla Valtellina per portarsi nel Mantovano, dovevano seguire tutto il corso che fa l'adda per due rami di lago, e poi di nuovo come fiume, fino al suo sbocco in Po, e dopo avevano un buon tratto di questo da costeggiare. In tutto otto giornate nel Ducato di Milano. Una gran parte degli abitanti si rifugiavano su per i monti, la gente scappa alla notizia che sta arrivando questa spedizione militare, portandovi quello che avevano di meglio e cacciandosi innanzi le bestie. Altri rimanevano o per non abbandonare qualche ammalato o per preservare la casa dall'incendio o per tenere d'occhio cose preziose e nascoste, sotterrate altri perché non avevano nulla da perdere o anche facevano conto d'acquistare. Quando la prima squadra arrivava al paese della fermata si spandeva subito per quello e per i circonvicini e li metteva a sacco, cioè a saccheggio addirittura. Ciò che c'era da godere o da portare via spariva. Il rimanente lo distruggevano o lo rovinavano. I mobili diventavano legna, le case stalle, senza parlare delle busse, delle ferite, degli stupri. Tutti ritrovati, tutte le astuzie per salvare la roba riuscivano per lo più inutili, qualche volta portavano danni maggiori. I soldati, gente ben più pratica degli stratagemmi anche di questa guerra, Frugavano per tutti i buchi delle case, smuravano, diroccavano, conoscevano facilmente negli orti la terra smossa di fresco, andarono fino su per i monti a rubare il bestiame, andarono nelle grotte, guidati da qualche birbante del paese in cerca di qualche ricco che vi si fosse rimpiattato, cioè nascosto, lo strascinavano alla sua casa. E con tortura di minacce e di percosse lo costringevano a indicare il tesoro nascosto. Finalmente, cioè alla fine, se ne andavano, erano andati, si sentiva da lontano morire il suono dei tamburi o delle trombe, succedevano alcune ore di una quiete spaventata, e poi un nuovo maledetto battere di cassa. Un nuovo maledetto suon di trombe annunziava un'altra squadra. Questi, non trovando più da fare preda, con tanto più furore facevano sperpero del resto. Bruciavano le botti votate da quelli, gli usci delle stanze dove non c'era più nulla, davano fuoco anche alle case. E con tanta più rabbia, si intende, maltrattavano le persone. E così di peggio in peggio per venti giorni, perché in tante squadre era diviso l'esercito. Colico fu la prima terra del Ducato, del Ducato di Milano, che invasero quei demoni. Si gettarono poi sopra Bellano, di là entrarono e si sparsero nella Valsassina, da dove sboccarono nel territorio di Let. Si conclude con questa bella e al tempo stesso terribile ricostruzione il capitolo 28 dei promessi sposi. Una piccola riflessione. Come avete visto nelle ultime pagine, negli ultimi capitoli, è capitato a Manzoni più volte di parlare di guerra. In un primo momento Manzoni si è concentrato nel raccontarci le dinamiche generali di questa guerra, i nomi dei grandi condottieri la posta in palio, l'assedio di casale, la successione al ducato di Mantova e così via. Potremmo dire la grande storia, i grandi personaggi storici. Ma le pagine, a mio avviso, più belle e più concrete sono proprio queste ultime. Potremmo definirla la guerra degli ultimi o la guerra degli umili, per utilizzare proprio un'espressione manzoniana. Certo, perché molto spesso, ahimè, anche quando studiamo noi la storia i giorni nostri, Diamo molto spazio ai grandi personaggi, ci ricordiamo le date delle grandi battaglie, ma spesso ci dimentichiamo che le vere vittime della guerra, oltre ai soldati che muoiono, che rimangono feriti, sono anche e soprattutto i civili, che patiscono le conseguenze di un conflitto. Questa pagina, a mio avviso, è letteralmente magistrale nel farci mettere nei panni della gente comune che sente arrivare delle minizie straniere, mercenarie, capisce ciò che sta per accadere, Prova a mettersi in salvo, e certe volte neanche la fuga è sufficiente e tutto viene perduto. Come a dire, questi sono i veri disastri della guerra, queste sono le cose che anche gli storici dovrebbero raccontare con attenzione, senza limitarsi, come troppo spesso si fa, soltanto ai nomi dei grandi condottieri e alle date delle grandi battaglie. Con questo concludiamo la lettura del capitolo ventottesimo dei Promessi Sposi. E ripartendo proprio da quest'ultima riga dove si parla del territorio di Lecco, vedremo come nel capitolo ventinovesimo si torni alle piccole vicende dei protagonisti del romanzo, che come ovvio anche loro sono toccati dal disastro della guerra in corso. Ne parleremo però fra qualche giorno, leggendo e analizzando assieme il capitolo ventinovesimo dei promessi sposi. Grazie a tutti per l'attenzione che avete riservato a questo capitolo non semplice. Però, come avete visto, credo, specialmente nel finale, piuttosto interessante. Grazie a tutti e, come sempre, alla prossima!